Bentornati a tutti su Beemaker Electronics. Io sono Marco. Oggi andiamo a vedere questo schema repellente per zanzare a ultrasuoni. Andiamo a creare un semplice circuito a stabile per creare una frequenza che colleghiamo un buzzer per dare fastidio a queste maledette zanzare. Ok, andiamo a vedere come funziona il circuito. Lo andiamo a montare e lo andiamo a verificare con l'oscilloscopio. Il cuore del circuito è questo multivibratore a stabile, formato da due transistor BC337, due condensatori e quattro resistenze. Questo circuito genera un'oscillazione continua, cioè una specie di impulso rapido che accende e spegne i due transistor in modo alternato. Transistor Q1 e Q2 quindi fungono da interruttori elettronici. R1, cioè le quattro resistenze più i due condensatori, determinano la frequenza di oscillazione, che in questo caso con il buzzer collegato è di 23 kHz. Poi lo andiamo a montare e andiamo a verificare con l'oscilloscopio. Ripeto, questa è una frequenza non udibile a orecchio umano. Il buzzer passivo viene pilotato da questi impulsi e vibra generando onde sonore ad alta frequenza che in teoria dovrebbero disturbare le zanzare. Andiamo a posizionare due transistor BC337 NPN, dove troviamo il pin 1 al collettore, il pin centrale e la base e il pin numero 3 e l'emettitore. Anche qui collettore, base ed emettitore. Andiamo ad inserire anche i condensatori. Allora, ho questo qua con la sigla 222 che corrisponde a 2,2 nanofarad e qua con la sigla 471 che corrisponde a 470 picofarad. Mettiamo il primo condensatore, qua il collettore e la base e il secondo condensatore, qua il collettore di quest'ultimo e l'altra base, vediamo se ci arriva. Colleghiamo tutti e due gli emettitori a negativo. Uno. Due. Prendiamo le quattro resistenze e andiamo a misurare. Allora ce ne servono due da 1500. Mettiamo in ohm il tester. Difatti questo è 1500 ohm. Quest'altro 1500 ohm. E due resistenze da 100 K. Misuriamo il primo 98 K, quindi va bene, e anche questo 98, quindi va bene. 2 da 100 e 2 da 1500 K. Andiamo a mettere la prima resistenza fra collettore e positivo di alimentazione. Anche l'altra resistenza, sempre al collettore e al positivo. Mettiamo anche le resistenze da 100 K, la base e il positivo.
prendiamo anche l'altro, facciamo sempre base, io sto seguendo lo schema, è positivo. Prendiamo il buzzer, troviamo il positivo e negativo, mettiamo 45 sulla breadboard, quindi 45 qua, positivo, mandiamo al positivo, e l'altro piedino lo mandiamo sul collettore di uno dei due transistor. Colleghiamo anche l'alimentazione positivo e negativo. Non ci rimane altro che dare tensione e verificare se funziona. Ho alimentato il circuito a 5 volt. Troviamo un assorbimento di 10 mA. Prendo la sonda dell'oscilloscopio, mettiamo il negativo meno e la sonda lo mettiamo al positivo, no al positivo, al collettore del transistor, così. Diamo alimentazione e andiamo a vedere che forma d'onda e che frequenza abbiamo. Zoom. Allora, questa è la nostra forma d'onda. Io non sento nulla, ma potete vedere, troviamo una frequenza intorno ai 23.5, 5.4 kHz. Questa frequenza dovrebbe dare fastidio alle zanzare. Come possiamo vedere, io ho alimentato il circuito con 5 volt, ma troviamo un assorbimento, una tensione di picco picco di quasi 14 volt e una frequenza di 23,40 kHz. Questo circuito è un ottimo esempio di come la teoria dei transistor si applica in pratica. Abbiamo costruito un generatore di ultrasuoni con componenti discreti e lo abbiamo verificato sperimentalmente. Non possiamo sentirlo, ma possiamo vederlo lavorare come mostra, viene mostrato sull'oscilloscopio. Adesso non so se effettivamente allontana le zanzare, ma si può provare. Vi consiglio, per alimentare la breadboard, questo alimentatore da inserire su di esso. Possiamo vedere da una parte e dall'altra, possiamo scegliere un'alimentazione di 5 volt, vediamo se si vede meglio, ecco qua, un'alimentazione di 5 volt, facendo un ponticello off 5 volt o 3.3 volt. Abbiamo più o meno appositivamente per inserire sulla breadboard. L'ingresso, potete usare un alimentatore da 12 volt, potete alimentarlo anche con una presa USB. Il costo su Amazon qua è 14,89, ma potete trovarlo anche a di meno. Ok, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, se avete qualcosa da dire potete scriverlo sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima.